La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che il terminal aggiuntivo realizzato in collaborazione con l'Aeronautica Militare è operativo. La struttura consente di portare i voli operati da Catania da 10, 5 arrivi a 5 partenze a 14 voli ogni ora, 7 arrivi e 7 partenze. I passeggeri trasportati da e per Catania arrivano quindi al 70% del totale che, sommati al 15% operato da Comiso, porta il sistema aeroportuale della Sicilia orientale a processare circa l'80%. 85% dei passeggeri totali. Sul fronte Terminal A si conferma che si sono conclusi i lavori di bonifica delle aree e degli ambienti funzionali al riavvio operativo della struttura. Il Terminal A ritornerà nella sua piena operatività entro i primi giorni della prossima settimana. Da giorni, inoltre, è stato aumentato il numero dei facilitatori presenti in aeroporto per dare informazioni ai passeggeri relativamente ai voli, ma anche alle navette messe a disposizione da SAC e dalla regione per raggiungere gli scali di Comiso, Palermo e anche Trapani. Ma mentre SAC annuncia giorno dopo giorno i passi in avanti registrati a Catania, c'è anche chi ne chiede l'immediato commissariamento. In prima battuta era stata la deputata del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, adesso affiancata anche da Fratelli d'Italia, che ritiene il commissariamento un atto doveroso dopo l'incendio di Fontana Rossa. Vorremmo capire a questo punto, afferma sempre la Campo, quale posizione assumerà la sindaca di Comiso che fino a pochi giorni fa difendeva SAC a spada tratta, se continuerà a farlo coerentemente con le proprie idee o se, gioco forza, le dimissioni volontarie del vertice SAC sarebbero state accolte come un atto doveroso, prosegue Campo. Invece, chi detiene interamente la responsabilità dell'amministrazione della società ha continuato, senza pudore e senza lungimiranza, a scaricare su altri soggetti, fra l'altro dai contorni indefiniti, le colpe di ciò che non ha funzionato durante l'emergenza che ha mandato in tilt l'aeroporto di Catania e messo a soqquadro l'ordinaria attività degli scali di Comiso, Trapani e Palermo, oltre che devastare l'intero settore turistico-ricettivo della nostra isola. Un danno incalcolabile all'intero settore turistico e quindi anche a tutto ciò che a esso è collegato. Una tristissima vicenda che ha messo in ginocchio centinaia di migliaia di operatori, imprenditori, lavoratori, turisti e viaggiatori.